Con delibera di giunta è stato dato mandato al dirigente e agli uffici competenti di mettere in atto tutti gli accorgimenti previsti per far sì che venga predisposto un nuovo bando per il trasporto scolastico, appunto in previsione del fatto che l'attuale gara d'appalto finirà a fine anno scolastico. Gli uffici già da tempo stanno lavorando sia al capitolato sia a tutti quegli atti propedeutici o che comunque circondano il mondo del trasporto scolastico, quindi l'assistenza sui pulmini, il post scuola. Abbiamo anche attivato un tavolo tecnico con la Polizia Municipale e con gli uffici tecnici per far sì che vengano individuati dei punti di raccolta, così come l'ufficio sta anche lavorando a una proposta di nuove tariffazioni, nuove tariffe che non vuol dire un aumento, ma vuol dire equità, perché ci saranno comunque persone che purtroppo non possono permettersi il pagamento di un abbonamento, di conseguenza sarà gratuito. Per chi ha più possibilità, ovviamente la tariffa sarà più alta. Il tutto sarà deciso sempre dal documento ISE.